Franca Guizzi, allora questa, la storia continua, fonda il meetup Area Berica, Vicenza Area Berica del Movimento 5 Stelle e viene poi di fatto smentita. Adesso riceve la validazione da Grillo, ci sta dicendo, e lei rifiuta. Ci spiega un pochettino meglio la storia? Allora, bisogna chiarire le cose. Quando il meetup non era illecito, il regolamento del Movimento 5 Stelle dice che si può fare, chiunque può fare un meetup di Grillo. La diffida era per fare una lista civica, diffida che è arrivata dallo staff di Beppe Grillo sul blog, peraltro, non personalmente, dove risultava appunto che noi non potevamo utilizzare il simbolo ed era utilizzabile solo per lista certificata. Noi non ci abbiamo più pensato, abbiamo fatto più niente, il 28 di dicembre ci arriva direttamente dallo staff di Beppe Grillo la possibilità di fare una lista certificata e di usare il simbolo, questo insieme anche ad altre persone. Allora, a questo punto, considerando il comportamento degli aderenti al Movimento 5 Stelle di Vicenza, che hanno dentro personaggi della vecchia politica, come risulta da articoli di stampa e quant'altro, e considerando anche questa disorganizzazione e mancata trasparenza, noi abbiamo pensato bene di andarcene, perché la trasparenza è la prima cosa che noi vogliamo nella pubblica amministrazione e quindi anche all'interno di un movimento.